Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo a fare la manutenzione del cambio automatico a questo Q3 Sportback 2000 Turbo Diesel. Come al solito andiamo a utilizzare la macchina per andare a fare il lavaggio del cambio, che non si fa con dei solventi, come ben sapete, ma si fa con un lubrificante apposta che va a portare via le particelle di sfrido che ci sono all'interno del cambio. In oggetto, questo è quello che utilizziamo della Liquimoli. Se volete andare a vedere le caratteristiche tecniche, il codice è 2512, quindi non c'è nulla da nascondere. Noi utilizziamo questo della Liquimoli, leader mondiale nella lubrificazione su tutti i tipi di organi, quindi dal motore al cambio al differenziale, scatole sterzo. La Liquimoli è leader mondiale. Una volta che abbiamo fatto il lavaggio del cambio automatico, quindi siamo andati a pulire le elettrovalvole e tutti i condotti, comprese le tubazioni, sempre con questa macchina, andiamo a inserire l'olio nuovo con il filtro nuovo e poi andiamo a inserire questo additivo che va ad aiutare il lubrificante ad ottimizzare la lubrificazione all'interno del cambio e cercare di avere meno consumo delle parti del cambio. Quindi, facendo questa operazione ogni 60.000 km, io lo so benissimo che la casa madre vi dice 120.000 km, però se volete un consiglio lo fate ogni 60.000 km e avrete la sicurezza matematica che il cambio sarà sempre in ottima forma. Questo perché? Perché il cambio a 6 marce DSG o S-Tronic che sia, che prima veniva data una percorrenza chilometrica per il cambio automatico di 60.000 km, non è diverso dal 7, il 7 marce non è diverso dal 6, è solo stata aggiunta una marcia, quindi i dischi frizione, la pompa della frizione è tutto uguale, identico. Quindi ogni 60.000 km va fatto la manutenzione del cambio automatico per avere sempre un cambio in ottima forma che dia delle ottime prestazioni. Per info e preventivi ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancoauto.it o un WhatsApp al 345 060 86 80. Ciao a tutti e alla prossima!